anche al teatro, non posso starci lontano, quindi magari avevate qualche lavoro per me. Non è proprio quello che mi ero immaginato. Giorgio. Ciao Davide. Che stai facendo? Sto finendo questo plastico, sì. Meraviglioso. Guarda, plastico. Gli ultimi ritocchi qui e ci benissimo, siamo. Bravo, è molto carino, sì. Ma tu sei un pianista, giusto? Sì, Davide, ma basta con la musica. Mi hai fatto capire veramente che avevo bisogno di fare qualcosa di manuale, qualcosa di concreto. No, ma devi darmi una mano. No, basta, no, guarda, ma io ormai mi devo dedicare a questo. Ma tu ti devi dedicare alla pillola sullo scenografo, l'attrezzista, il macchinista. Benissimo, il macchinista. È proprio bello, ma qualcosa di più non concreto. Non è fisico da macchinista, no, Giorgio, no, ti ce la posso testa, fare. Una seta, ti... Dai, ce la faccio. Ho bisogno di te per la pillola sull'opera lirica. Perché, dai. Senti, facciamo una cosa, terapia d'urto, vieni con me. Davide, devo finire qui, gli ultimi ritocchi soltanto. Fidati. Vai, un secondo solo. Sì, va bene, Davide, però fammi finire, sì. Dai, soltanto l'ultimo plastico. Adesso ti riporto là e finisci il tuo lavoro, però va guarda bene. Qui, che cos'è? Lo so, è il pianoforte, non lo so. Non proprio così mogio, è il tuo lavoro, sei lo tu. Lo so, sei ma a me, io voglio cambiare, voglio fare qualcosa di più manuale, voglio spaccare, voglio aggiustare, voglio... Ti spacchi tu, ti spacchi tu, per ti rendi favore, conto. Per favore, finisco il plastico e torno. Dobbiamo finire le pillole sull'opera lirica, ci devi raccontare qualcosa, ti prego, qualcosa sui registri vocali, sulla soprano. Non si dice la soprano. Ah no? Si dice il soprano. Dici meglio. Anche se si tratta di donne, l'articolo è sempre maschile, mi raccomando. Per questioni etimologiche, per questioni storiche. I range vocali sono diversi tra uomo e donna. Abbiamo il registro vocale dei soprani, sono quelli che cantano nell'estensione più acuta. Poi abbiamo i mezzosoprani, sono le donne che cantano in un range leggermente più grave, hanno una voce un pochino più scura. E poi abbiamo i contralti, quelli che cantano nel range più grave. Allo stesso modo abbiamo così anche gli uomini. Abbiamo i tenori, sono quelli che cantano nel registro più acuto. Poi abbiamo i baritoni, quelli che cantano nel registro mediano, hanno una voce leggermente più scura. E poi abbiamo i bassi, sono quelli che cantano nell'estensione più grave, hanno un colore della voce più scuro di tutti quanti gli altri. Oh, finalmente abbiamo ritrovato il Giorgio che conoscevamo, però questo colore, che cos'è questo colore della voce? Il colore della voce è un po' come in pittura, cioè conta che a seconda della conformazione fisica di ognuno di noi possiamo avere un colore della voce diverso, il timbro. Il timbro è qualcosa che contraddistingue le persone, un po' come le impronte digitali, è la stessa cosa, e ognuno ha un colore della voce diverso dagli altri. Senti, ma non ce lo puoi dire, chi tra questi sei ruoli è quello un po' più diva? Vabbè. Quello più diva, quello... Allora, abbiamo i tenori sono quelli più diva. I tenori. Ma non esistono i luoghi comuni. I tenori esistono, ce li ha aggiunti. No, non esistono. Allora, scusami, quindi queste sei voci sono le sei voci che hanno da sempre caratterizzato l'opera lì. Sono le In sei... realtà non ci sono sempre state queste sei categorie fin dall'inizio. C'è stata tanta evoluzione nel corso della storia. Pensa ad esempio, esistevano persino i castrati, cioè si praticava un'operazione in età adolescenziale per cui c'era uno sconvolgimento ormonale tale per cui questi ragazzi, questi adolescenti, mantenevano la voce bianca anche da adulti, crescendo. Ed erano in realtà delle specie di superstar, erano acclamatissimi. E oggi ovviamente non si pratica più la castrazione. Ma che peccato! Sì, non si pratica più. C'è una fortuna che non sono più castrati. Era illegale anche a quel tempo, ricordiamolo, ma si praticava lo stesso. Proprio perché le donne non avevano accesso al palcoscenico e i ruoli femminili venivano interpretati da questi uomini. E quindi adesso che non ci sono più questi castrati, non ci sono più neanche quei ruoli, immagino. Non esistono più, quei ruoli sono stati assimilati da altri registri vocali. Esistono comunque degli uomini che riescono ad arrivare all'estensione femminile, cioè sono i controtenori, che tramite una tecnica speciale, utilizzando il falsetto, possono arrivare all'estensione vocale femminile.
ragazzi, è proprio incredibile. Visto? Sì, è ancora più incredibile che siamo tornati qua e che sto pitturando io. Eh sì, bisogna finire il plastico. Ma perché non lo fai tu? Perché io sono il pianista. Perché tu sei il pianista? Devo finire le prove. Sì, certo, l'ho voluta io. Senti, almeno tienimi compagnia, no? Va bene. Allora, ti dicevo, così come ci sono gli uomini che hanno interpretato ruoli da donna, così al contrario, ci sono tantissimi ruoli cosiddetti antravestì nelle opere in cui le donne interpretano dei personaggi maschili. Prendi per esempio Romeo nei Capuleti e Montecchi di Bellini, o ancora Cherubino nelle Nozze di Figaro, oppure Oscar. Oscar, ad esempio, è un piccolo adolescente, un paggio. Un ballo in maschera di Giuseppe Verdi, esatto. E quello è un personaggio proprio dedicato alla figura femminile come fisicità. E interpretarlo è un soprano. Domandina, ma per fare questi ruoli, cioè queste donne che devono interpretare degli uomini, devono avere un fisico particolare oppure... Non è necessario, però ovviamente se c'è una figura femminile minuta, bassina, piccolina, che magari ha anche la fisicità di un bimbo, di un adolescente... Poco femminile, poco femminile. Però che sia brava, Per vorreste tu che saveste quando le cose che voi nascose ascoluso ma non dirò Tra-la-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la.